precisare questa cosa qui, perché non è una cena di addio, in quanto il gruppo è nato quest'estate a luglio. Grazie all'amico Daniele Ferrara, a un ragazzino, nostro amico Niki, che saluto, ciao Niki, so che in questi giorni purtroppo non sta tanto bene. Sono subentrato io perché, da come dicono ormai, il mio stendardo Marco Leone campione vero è, cioè, dicono che sta girando tutta Italia. E poi subentrato anche l'amico cavaliere Stefano Ceramella, che anche lui saluto tantissimo, che ha avuto un problema con la mamma, quindi non può essere con noi questa sera. Comunque assolutamente non è una cena di addio, cioè è un ritrovo dove, visto che è finito il campionato, abbiamo pensato bene di far passare a questi ragazzi qua, che se lo meritano, una serata insieme a Marco. Tutto qua. Tieni l'acceso sempre, tu che vuoi, che andiamo. Penso che Marco lo sappia, cioè io ho un rapporto con Marco che va al di là del lato del calciatore, un rapporto umano, una persona di cui stimo tantissimo, lui lo sa. Riguardo un momento particolare, cioè non ne odio i momenti particolari, nel senso che, cioè, io a 38 anni, dopo 25 anni di Novara in C1, in C2, e queste categorie, ho avuto la possibilità di vedere la Serie B un anno, vedere la Serie A, che secondo me è stato qualcosa di magnifico, quindi lui mi ha regalato queste emozioni e assolutamente non ho un momento particolare. Io devo solo dire grazie a questo ragazzo qua, solo ringraziarlo. Ma io tendo sempre a pronunciarmi poco con voi, con i media, perché mi piace di più fare in campo che magari a parlare, però l'ultima volta ho detto pubblicamente anche a Sky che un pochino l'Italia in questo momento particolare del calcio, in difficoltà con cose cattive che succedono, un occhio a Novara lo devono buttare, perché Novara, al di là poi del rapporto con gli amici, si è dimostrata una tifoseria che ha tanto da insegnare per come ha capito, per come ha appreso la retrocessione della propria squadra. Quindi ho fatto un appello un pochino a tutti i tifosi d'Italia e tutte le squadre di buttare l'occhio verso Novara. A livello di emozioni, a livello di contentezza umana, penso di aver raggiunto l'apice, nel senso che va bene che il calcio va di pari passo con le vittorie e le sconfitte, però qui, a prescindere da questo, ho trovato un ambiente formidabile, tant'è vero che mi fermerò a vivere, quindi questo sta a testimoniare che un giocatore gira tutta la carriera, poi quando trova casa vuol dire che ha trovato il punto giusto. L'anno prossimo comincia tra poco, perché adesso ce ne andiamo in vacanza. Non sto qua a dire vado, resto, perché lo sappiamo tutti, mastichiamo calcio, quindi il calcio mercato sappiamo come va, ci saranno delle richieste, ci saranno delle trattative. Io parto dalla base di 2 anni di contratto con il Novara, quindi non dico niente di strano, niente di sconvolgente. Aspettiamo che ci sia una trattativa, che non ci sia, aspettiamo tutto, ma detto questo dovete capire che c'è la massimo rapporto di sincerità e di amicizia professionale, amicizia anche nei rapporti umani con la proprietà, quindi voglio dire è solamente una questione di tempo, ma niente di... Volevo smentire, l'ho già detto, sono tanti anni che lo dico, che io non sono mai stato l'erede di De Piero, è una grandissima cazzata, perché di De Piero ce n'è uno solo e anche i non tifosi della Juve si sono resi conto in questi giorni che lui ha dato l'addio alla Juve di che cosa si è mosso, quindi non lo sono mai stato, mi ha fatto piacere che qualcuno l'ha detto, qualche pazzo ha detto una cosa del genere, però sono sempre stato equilibrato a capire che ero paragonato a lui perché venivo da dove veniva lui, perché sono stato comprato più o meno per la stessa cifra che è stato comprato lui, ho conosciuto lui e vi posso assicurare che abbiamo perso veramente un campione. Innanzitutto ci tengo a ringraziare l'amico Giovanni qua alla mia destra e il mio grande amico alla sinistra Massimo Corsano, perché mi hanno invitato praticamente alla serata benefica di Alberto Gimi Fontana che si è svolta, Massimo aiutami, che a Novarello il 17 aprile scorso, esatto, e quindi visto che sono due splendide persone di cui ammiro tantissimo e loro lo sanno, ho dovuto contraccambiare, quindi eccoli qua con me. Beh, insomma,
parlare con un vecchietto di 73 anni che ha visto il Novara in Serie A nel 52 e adesso ritornare, questa è una soddisfazione non da poco, anche se abbiamo fatto una piccola apparizione, ma io sono convinto che se non ci tengono in A arriveremo presto il prossimo anno, questa è la mia idea, voglio vedere ancora il Novara in Serie A per qualche anno. Diciamo è stata secondo me una stagione di transizione, noi si arrivava dopo 33 anni in B, dopo 55 in A, e quest'anno a mio parere è stata sbagliata la campagna acquisti estiva, lo dimostra anche il fatto che praticamente poi tutti i giocatori acquistati in estate sono stati ceduti a gennaio. Il Novara ha avuto ancora poi l'opportunità nelle ultime due partite interne con Genoa e Lecce, che vincendo quelle lì se la sarebbe giocata fino alla fine, purtroppo non è andata bene. Comunque sono molto fiducioso per il prossimo campionato, sono certo che la società farà una grande campagna acquisti per rilanciare subito il Novara nella massima serie.